stavo facendo il pescatore, quando poi ho incontrato mia moglie, che era un architetto, designer, e diciamo che tiravamo e non tiravamo a campare. Quindi diciamo da lì la scintilla che ha detto: quando dobbiamo lavorare, fare un lavoro che ci piace e non ci piace e tirare a campare, facciamo qualcosa che ci piace e vediamo poi di farlo andare per forza. Quindi da qui l'idea inizialmente di mia moglie, che l'ha sempre avuto in testa, con la mia, diciamo, capacità di riuscire ad assemblare le sue idee, e abbiamo messo su questa baracca e abbiamo tirato avanti. Tuttora lo stiamo facendo e siamo contenti, soprattutto la sera quando torniamo a casa, del lavoro che facciamo. Poca disponibilità economica, con l'esigenza invece di avere un ambiente proprio personalizzato, mi portava a trasformare un po' tutto quello che avevo intorno anche quando facevo l'università. Adesso con lui anche le cose più difficili che non riuscivo a fare da sola sono realizzabili. Basta che le dico e in una scintilla, insomma, diventano reali. In pratica, ad Archintutto riprende vita un po' tutto, cioè oggetti magari dimenticati che ritrovano la vita. Voi avete cambiato la vostra vita, il vostro lavoro e cambiate la vita anche alle cose. Sì, E anche il lavoro, cambiamo anche sostanzialmente. lavoro alle cose. È un po' una questione anche filosofica e bella, secondo noi, di pensare che ogni oggetto, anche che è stato usato da un altro essere umano, si prende qualcosa nella sua vita. E che a un certo punto, quando non può essere più utilizzato per la funzione per cui era stato costruito, si meriti di avere un altro Ma lavoro. qui trasformate in pratica Tutto. tutto. Chiunque vi può portare una sedia, un mobile, una valigia, una bicicletta e ecco il Sì, miracolo. facciamo dei pezzi unici che devono rispecchiare un po' La nostra personalità, diciamo, dai, e all'incirca. anche quella del cliente. E diventare funzionali in modo che possano essere realmente utilizzati, e quindi trasformiamo tutto, le vecchie valigie anni 20, anni 30 dei nonni. Che diventano? In questo caso è diventata una poltrona, in quel caso è diventato un tavolino, uno Lo scrittoio. scrittoio, dai. La cosa più strana che avete riciclato e recuperato? Ma allora, secondo me non tanto la cosa strana, ma fare un arredo completo di un bagno con una bicicletta, diciamo che è stata abbastanza estroversa come cosa. E sì, forse dai, così sul colpo è questa che mi viene in mente. Siamo andati a Milano, abbiamo fatto il MACEF, le fiere, abbiamo riscosso abbastanza successo a livello di commenti. Ci siamo accorti che siamo tra i pochi che Fanno veramente fanno cibo. veramente eco design, perché l'eco design comprende molti aspetti, però molte persone lavorano con materiale che si può riciclare, e quindi cartone, legno, però lo comprano da nuovo. Invece, e forse per loro è anche, tra virgolette, un pochino più facile, nel senso che possono produrre più in serie. Invece quello che facciamo noi è proprio riciclo, riuso di una cosa vecchia, e quindi per noi è più difficile avere dei rapporti con i venditori, con i negozianti, Sì, perché non certo, riusciamo a produrre in grandi serie, comunque è un lavoro artigianale. completamente artigianale soprattutto, se non lo sappiamo fare non lo facciamo. Voi che avete avuto coraggio e soprattutto avete trovato energie e forze per cambiare la vostra vita e il vostro lavoro, che cosa vi sentite dire in questo momento di crisi, di difficoltà per chi cerca lavoro, soprattutto i giovani? Un consiglio? Probabilmente io credo che l'aspetto economico nella vita di ogni persona è molto importante, però credo che dare la maggior parte dell'importanza all'aspetto economico sia, tra virgolette, sbagliato. Quello che mi sento di dire è di scegliere una strada, cercare di percorrerla in tutti i modi possibili e di crederci. Ovviamente bisogna avere molta molta voglia di lavorare, molto molto spirito di sacrificio, e dei compagni così, con cui, cioè, si sta bene, si va d'accordo, si ha la Reciproco stessa queste cose, filosofia. davvero.
Anche se in realtà è difficile, perché lavorare con la moglie non è facile, però non è facile lavorare col marito, ma noi riusciamo abbastanza bene, probabilmente perché siamo contenti di quello che facciamo. Secondo me alla base c'è questo.